Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo episodio di The Legend of Zelda Link's Awakening. Allora, siamo nell'abisso dell'Ofio, eravamo rimasti. E diciamo che questi labirinti si fanno sempre più complessi. Come si può notare da questo abisso, qui prenderemo le pinne che ci servono per superare gli ostacoli d'acqua profonda. Allora, andiamo prima a destra. Che casino. Colpiamo qui, vediamo che cosa c'è nel primo scrigno. La bussola, subito la bussola. E ci possiamo rendere un attimino conto di dove, come, perché ci troviamo. Allora, qui. Oh, quello è un'acqua profonda. Quindi saltiamo qui. Ecco qua. Chiave, subito una piccola chiave. Fondamentale. Quindi non penso ci sia altro, sconfiggendo tutti i nemici. E infatti, niente da far esplodere. Andiamo di qua. Di qua abbiamo... possiamo aprire, c'è un altro scrigno, quindi apriamo direttamente e invece non ci conveniva farlo, proprio perché non possiamo poi fare nulla. Siamo annegati malamente e non ci dà nulla, quindi abbiamo per il momento sprecato la chiave per qualcosa di non fondamentale. Possiamo tornare invece indietro e salire su questi scalini e vedere un po' che cosa si cela qui. Andiamo prima di qua. Oh, potevamo andarci anche in sente. Chiave? No, il becco del gufo di pietra che ci dà consigli, direi non del tutto fondamentale in questo momento. Possiamo andare di qua. La strada ci è aperta, un bello scrignetto free. Oh, la mappa, attenzione, mappa fondamentale. Fondamentale. Allora, come vediamo, qui possiamo andare nella stanza chiusa. Scendiamo un attimo. E di qua. Non se n'è anche cascato. Benissimo, possiamo fare saltare in aria questo. Facciamo saltare questo, spingiamo quell'altro. Siamo su un paio di giare. No, dai, l'angolino, non ci sto credendo. Ghianda entra sott'acqua, quindi possiamo fare più nulla. Ed ecco un'altra chiave. Questa volta ce la giochiamo bene, perché abbiamo un'altra apertura intanto in alto, già bella e pronta. Sgoggiare qua a questo che vola. Questo che vola, maledetto. Ci riprendiamo comunque il cuoricino senza problemi. Bombetta, via. Ok. Sono anche i cuori là. Un'altra chiave, perfetto. Adesso siamo messi bene a chiavi. Vabbè, dai. La poteva proprio risparmiare sta caduta. Allora, vediamo se troviamo un mezzo cuore qui. Ma va. Torniamo indietro. A questo punto abbiamo la chiave. Non ci sono problemi. Possiamo serenamente tornare in quella stanza e andare avanti, per lo più dall'unica porta che abbiamo a disposizione, perché per il resto, come si può ben vedere, non possiamo far altro, in quanto qui, a parte prenderci le bombe, ma scrigno, sì, è lì sopra lo scrigno, ma non gli posso far nulla. Inutile che suoni, bussola. Ok, ce lo riprendiamo sto cuoricino e ce ne andiamo di qua. Finalmente possiamo aprire la porta.
e vedere cosa si cela al suo interno. Si cela questo posto qui, che però non possiamo, non possiamo andare a prendere al momento con lo scrigno. Penso che non ci se la fa saltando. È troppo lontano, oppure sì. Proviamo a vedere un attimino. No. No. Ok. Partiamo invece di qua e possiamo aprire anche questo. Perfetto, ci siamo con la tabella di marcia. Spingiamo questo. Ok. Dai. A posto. Benissimo, benissimo. Allora, consultiamo la mappa. Possiamo scendere oppure esplorare ancora. No, non possiamo scendere, in quanto questi si spingono solo dall'altra parte. Qui c'è uno scrigno, un qualcosa, insomma un tesoro, che però è andato a finire di sotto in acqua. Benissimo. Ci lascia intuire che lì sotto c'è qualcosa. Torniamo di qua, vediamo. Consultiamo la mappa. Qui siamo per lo più bloccati. Un'altra chiave per andare su non l'abbiamo. Di conseguenza penso che l'unica cosa fattibile sia inseguire la chiave. Ma non si può. Non si può, non si può. E quindi per forza di cose sotto dobbiamo andare. Buttiamo giù queste tartarughe, che sono tanto facili quanto insidiose. E vediamo il gufo cosa ci dice. Solo chi impara a conoscere le luci del suolo proseguirà oltre. Le luci del suolo, va bene. Facciamo finta di aver capito. Ah sì, le luci del suolo. Perfetto, allora. Andiamo di qua. Di là. Oh, abbiamo un pulsantone lì, ma non gli possiamo far nulla. Nulla di nulla, quindi. Cioè, creiamo questo, quest'altro. Perfetto, ti prego, dammi qualcosa di importante. Un nemico, me la sono tirata. Me la sono tirata, devo stare zitto. E quindi me lo sono più che meritato questo nemico al posto di un tesoro valido. Qui proprio non possiamo far nulla. Conclamato. Andiamo di qua allora. Andiamo di qua. Qui era questo, le luci. Ok, no. Quindi questa. Non è questa. Quindi è questa. Questa. No. Questa. Ma se non è questa e questa, non posso andarci lì senza calpestare quell'altra. Quindi non è un qualcosa che si può fare adesso. Va bene, ritorneremo. Vediamo cosa c'è qua. Cosa c'è qua? Un'altra chiave. Un'altra chiave. Piccola chiave. Piccola chiave. Piccola chiave, grandi emozioni. Spingiamo questo e invece non si può spingere. Spingere non si può. Lì c'è acqua profonda. Qui se spingiamo comunque non otteniamo un bel nulla. Allora, questo è questo, e poi quello laggiù, ma noi quello laggiù non lo possiamo schiacciare. Quindi. Cadiamo? No, non è un passaggio. Un po' di smarrimento. Ci siamo? Evidente. Saltati. Ah, è qui. Allora, qui si può andare. Ok. No.
Ma dai. Proviamo a tornare indietro. Vediamo un attimino. Ah, abbiamo la chiave. Possiamo aprire qua. Giustamente, giustamente. Un bossettino. Vediamo questo bossettino che non si lascia. Ok, bisogna caricarlo. E bisogna andargli alle spalle. Dai. Pronto. No. Dai, spostati. Preso. Andiamo di qua. Se ci mettiamo l'angolino riesce a passare. Lo preghiamo forse. È inutile correre lì dietro. Dai. Non è ancora morto? Continua a caricare. Dai, passa buggoso e vai. Però ogni volta perdo cuore pure io, cioè non capisco. Mi metto qui all'angolino. Ok, fatto. Fattissimo. E ok, abbiamo un teletrasporto. Teletrasporto qui. Tiriamo via questo e passiamo. Nonchalance. Qui è troppo in alto questo scrigno. Deve esserci qualcosa di importante. Le nostre fantastiche pinne. E possiamo andare finalmente sott'acqua. Finalmente. Allora, benissimo. Quindi questo. Di qua, giù. Secondo me di qua. E di qua, perfetto. Ci riapre la porta. Tanto ragazzi, ci facciamo un tuffo. Oppla, non si schiatta più. Benissimo. Allora, adesso che tutte le porte sono aperte, possiamo destreggiarci in totale nonchalance in tutte le stanze. Quindi direi di recarci lì dove non abbiamo preso scringhi. Quindi iniziamo da qui dove abbiamo visto scendere giù. Qui intanto. Vai, maledetto. Ok, vabbè, una 50 rupie che schifo non fanno. Non andiamo con queste a... dov'è la stanza? Quella con tutte le cose sott'acqua. Per di là. Allora, andiamo di qua. Stavolta siamo rapidi negli spostamenti di stanze. E abbiamo... questo di qua e sicuramente di qua e sicuramente di qua. E ci dà, cosa ci dà? Il bello, una scala. Entriamo senza indugi via sotto questi cosi. Ok, massima agilità.
massima agilità. E qui lo scrigno. Chiave del boss. Perfetto. Perfettissimo. Oh, dunque. Se da qui arriviamo qui, è evidente che da qui arriviamo qui. Ora la domanda è: come ci andiamo? Come ci andiamo? Intanto dobbiamo scendere. Ah, di qua non ci fa scendere. Dobbiamo scendere per forza da quest'altra parte. Ah, eccoci qua. Qui c'era questo passaggio. La chiave però non l'abbiamo. Non abbiamo la chiave, che quindi si cela assolutamente qui, nell'ultimo scrigno che non abbiamo preso, e quindi ce lo andiamo a prendere. Di qua, mi pare. Se non sbaglio. Sì, possiamo passare sotto lì. E dai, smettetela. Via. Fugone. Ma basta. Ok, no. Buttati pure tu. No, ingiustizia era fatta. Ok, eccoci qua nell'ultima chiave. Rupia. Scusate, rupia. Come rupia? Come rupia? E allora, per forza. Deve essere di qua. Ah, sì, adesso sì. Può andare. Ma avevo visto che improvvisamente non c'era più la mattonella. Eccola, quella che era caduta. Perfetto. Presa dai sotterranei. No. Torna di qua. Facciamocela con calma, altrimenti perdiamo anche cuori. E noi non vogliamo perdere cuori. Adesso di qua. Giù. Poi a sinistra, ma a sinistra, sì, no, bisogna entrarci facendo il giro da sotto. Passiamo sotto al nemico, colpi volanti davvero ninja, ci riprendiamo i cuori e let's go. Andiamo di qua. Vediamo i pesci palla. Perfetto. E si va. Ok. Pure i cuori che non ci servono ci riprendiamo. E andiamo. Una scala. E scendiamo. Ah, non mi ricordo. Non c'è nulla. No. Ok. Eccolo qui. Blub blub blub. Cibo, fame. Il lofio. È lui il lofio, ragazzi. Senza neanche starlo a dire, dobbiamo prendere
colpirlo a spadate. Niente di assurdo. Cercando la sua lanternina. Lo tritiamo come il sale, ragazzi. Perfetto. Veramente easy questo boss. Poi devo dire che senza la tunica ci vogliono un sacco più di colpi, però così, così come così è facile. Perfetto, abbiamo il portacuore. Un cuoricino si aggiunge alla nostra energia vitale. E possiamo risalire in superficie. Possiamo risalire e andarcene da questo luogo umido e freddo. Andiamo di qua e prendiamo il nostro meritato strumento, l'arpetta, l'arpa delle onde, e ascoltiamo la melodia dell'arpa. Fa un super assolo. Fantastico. La baia, il tuo cammino prosegue verso la baia. Benissimo. Benissimo. Allora, direi, prima della conclusione del video, di fare altre due cosettine. Ok, sta caricando, un caricamento che è alquanto rapido, vediamo. E scendiamo qui sotto, perché qui sotto... Non scendiamo qui sotto. Non è qui sotto. Chi mi ha detto di scendere qui sotto? Si sta sbagliando di grosso. È qui che dobbiamo andare. Sguazzando come se non ci fosse un domani. Con le nostre pinne. Eccolo. Parla. Mambo. Hola, mi chiamo Mambo. Io sono il figlio de Mola Mola e il grande pesce Luna. Tu la tienes uno carina? La tengo. Muy bien. Allora te insegno la mia canción bloop. Vai, insegnacela. Bellissima questa cosa. Fa le facce, arrabbiato. Cioè, è una cosa stranissima. Buona, e poi si altera ogni tanto. Pesciolini che ballano, è fantastica questa cosa. Questa è una canzone veramente molto molto utile e importante. E poi si arrabbia. È utile e importante perché questa canzone ci permette di suonare la mia canzone e ti porterà al punto del teletrasporto sulla isla, appunto te lo dice. Prova a suonarla anche dentro i labirinti e siccome oggi è un giorno speciale potrai teletrasportarti anche nello stagno di Mambo. Ciao ciao. Ok, praticamente cosa fa? È come se fosse un teletrasporto che noi portiamo sempre con noi, quindi veramente comodo e utile per spostarsi da una parte all'altra dell'isola rapidamente. Ora abbiamo questo fantastico potere. Ok, la conchiglia che era qui. E che dire? Dire che possiamo... Oh, il fantasma. È il fantasma. Ecco che appare questo fantasmino che ci segue. Ci segue questo fantasma e uno si chiederà dove deve andare questo fantasma, cioè cosa ci fa qui. Tanto un bel portacuore per non dimenticare, un frammentino. Vediamo se ci dà il cuore completo. Sì, ce lo dà, abbiamo il cuore completo. Ottimo. Allora, andiamo di qua, grandi sguazzate, perché è il momento. Portami a casa, ve la ricordate la casa sulla baia? È lì, ragazzi, che dobbiamo un attimino andare. Qui c'è anche la scala, vediamo un attimino. La baia è sotto e nell'altopiano
Dobbiamo saliamo un attimo l'altopiano, perché noi, se non sbaglio, abbiamo l'amo. L'amo. Intanto qui, se non sbaglio, vediamo un attimo cosa c'è. Una fatina. C'è un portacuore. Ok, è un frammento di cuore, utilissimo. Vediamo un attimo qui se immergendoci. No, ci si cade dall'alto, però c'è comunque un portacuore not bad. Andiamo di qua. È di qua? Non è di qua, è chiuso. Torniamo indietro. Cascate, no, niente. Qui non si può scendere, quindi sono sbagliato. E possiamo con un teletrasporto? Vediamo subito. Ah, proviamo la nostra carina, ragazzi. Scegliamo il canto, questo qui. E ci teletrasportiamo esattamente alla baia. Teletrasporto veramente pazzesco. Ci muoviamo rapidamente con questo, rende tutto più rapido. E la casa del fantasma, eccola qui. Allora, andiamo di qua. Facciamo un bel salto. Qui entra, entra a casa mia. Entriamo. Così facciamo anche questa quest. Fantasmino riconosce casa. Qui dentro c'era anche una conchiglia, però l'ho presa fuori dal video. Quanti ricordi! Non è cambiata! Una topaia piena di ragnatele prima e lo è tuttora. Però il fiore è bello là in mezzo. È triste il fantasma, poverino. Fa un po' pena sto fantasmino. Poi arriva dal nulla così. Buh. È un buh. Basta, il cimitero, portami alla mia tomba, che avrete, se avete seguito attentamente i vari avvicendamenti, c'è una tomba al cimitero che è isolata da tutte le altre, questa qui. Quindi, grazie alla nostra ocarina, non ci sarà bisogno di scarpinare e ci teletrasporteremo direttamente. Quella più vicina, questa. Scegliamo questa. Sono tutte e due vicine, devo dire. Però questa lo è parecchio. Benissimo. Poi ci rifaremo un po' un giretto totale della mappa. Una volta preso il rampino. Dopo preso il rampino, ci rifaremo un attimino un bel giro per prendere le varie cose che al momento ci erano negate. Da acqua profonda, burroni troppo lontani, eccetera, eccetera. Quindi, eccoci qua. Ultimo trick, il passaggio attraverso i muri. È felice, grazie, il mio tesoro lo do a te, usalo. Ciao. Ciao ciao. E il fantasmino ci dà la seconda ampolla per fate. Ottimo, ottimo. Ecco il gufo. Attenzione. Il gufo. È da un po' che non ci incontriamo, ragazzo. Adesso dovrai immergerti nelle acque della Baia Marta per entrare nelle fauci del pesce gatto.
Mi stai avvicinando al pesce vento e io sento che il suo sonno si fa meno profondo. Continua così. La parte preferita mia di questo gioco, ragazzi, è fare quando arriva il coso lì. Ma non si spinge, non si fa nulla. Cough, cough, non spargermi quella roba addosso, altrimenti ti maledico, cough, cough. Oh, altrimenti ci maledice. Non voglio neanche saperlo che cosa è questa maledizione. Ah no, aspetta, la maledizione era una cosa simpatica. Cough, cough, non spargermi quella roba addosso, altrimenti ti maledico. Ah no, forse è un'altra cosa. Perché... Cough, cough, altrimenti ti maledico. E quanto altro devo fare? Ho finito le polveri. E maledice. Niente, non mi maledice. Non mi vuole maledire. Qui sotto niente, si usciva in un'altra tomba, quindi non c'è nulla. A questo punto ci andiamo a riprendere le polveri. Paghiamo qui, gli diamo il fungo, non so, andiamo. È un fungo del sonno, sì sì, ce l'ho, ce l'ho. Abbondano qui i funghi. Ecco fatto, userò con parsimonia. Vabbè, un ventino di questi, di queste polverine, va bene. E andiamo alla baia. No, l'ho sprecato. Qui questo, ok. E qui non ricordo bene dov'è quel ponte, proprio qua. Quindi non conviene andare qui, o conviene andare qui. Dobbiamo fare anche questa cosa qua. Quindi andiamo un attimo qua. Andiamo un secondo qua. Siamo sotto questo nemico, ma siamo immersi troppo rapidamente. E ci prendiamo la conchiglietta. Conchiglietta. Ok. Easy. Ora. Vai, vediamo un attimino se sotto queste scale. Ma spero di... No, sono anche saltato 5 rupie. Aver fatto tutto inutile, invece, ho fatto bene. E possiamo, immergendoci intanto sotto qui, prendere un bel frammentino di cuore. Ottimo, siamo a 2, mi pare. Dobbiamo passare sotto i pesci, in modo tale da non farci colpire. Massima comodità. E andare di qua... Fortuna non ho tirato una spadata a quel coso elettrico, mangiandomi un altro cuore. E qui... Ah, mi ero confuso, perché è qui la maledizione. È qui la maledizione. Ehi tu, si dico a te, mocciosetto, come osi interrompere il mio sonno? Adesso ti ripagherò a dovere. Ti maledirò con una borsa della polvere magica più grande. Ah ah ah, sei pronto? Fatti sotto. Cosa anche molto simpatica. Boh, ah, ah, te lo sei meritato. Guarda quante cianfrusaglie sei condannato a portarti dietro. Ah, 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 ora sparisci e lasciami dormire. Possiamo portare 40 polveri, il doppio. Veramente utilissimo. Torniamo indietro. Torniamo indietro. Dai, su, 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 su. Passiamo di qua, immergiamoci, incolpiamo i pesci, perfetto. Adesso, adesso, jump. E
Possiamo andare finalmente, oserei dire finalmente, possiamo andare alla baia. Ma prima volevo andare di qua. Quindi facciamo tutto in questo video. Facciamo tutto in questo video fino alla baia, entriamo e poi ci vediamo nel prossimo. Allora, sarà un po' più lunghetto del solito, ma chi se ne? Chi se ne? Zelda non annoia mai. Allora, andiamo di qua. E proprio a tutta. Perché qua continuiamo la quest degli oggetti che si trasformano in altri oggetti. Questo è fondamentale. E vabbè, su. Abbiate pietà. Abbiate pietà di me. Vedete pietà di me. E ci sta qui. Nulla. Nulla cosmico siderale. Non ci si va da qua. Su. Basta. Non ci si va da qua. Ci si vada di qua. Queste cose elettrici proprio sono terribili. Sono terribili. Intanto qua. Ecco qua. Oh, ma sei un amo da pesca. Guarda, se me lo dai in cambio ti regalo la prossima cosa e ti tiro su. Ci sto. Ora apri bene gli occhi e guarda come lavora un pescatore professionista. Oh, mi sa che è bello grosso, issa. Ok. Fortuna, l'amo da pesca è diventato una collana, ma forse qualcuno l'avrà persa. Andiamo. Ok, benissimo. Ora andiamo per di qua. Qui c'è una sirena. È proprio la mia collana. Dai, dammela, su, ridammela. Se me la restituisci, ti lascerò prendere una delle mie scaglie. Ecco a te. Ma soltanto una, promesso? Ok, ce l'abbiamo. Hai restituito la collana e una scaglia. Va bene, a cosa potrà mai servire? Allora. Vediamo un attimino. Come si va qui? Non ci si può andare, ci vuole il rampino. Quindi, direi che entriamo qua. Immergiamoci. Op. Andiamo giù. In totale scioltezza. Risaliamo veramente in totale scioltezza e entriamo qui nel pesce gatto, Baia di Marsa, il THCS, le fauci del pesce gatto. Ebbene, signore e signori, siamo arrivati anche in questo nuovo labirinto. Quindi direi che per questo video è tutto. Se ti è piaciuto, lascia un bel mi piace, un commento, fammi sapere che cosa ne pensi di questo video, di questo gioco, di questo canale, di tutto ciò che vuoi. Iscriviti anche se non ti sei ancora iscritto dal pulsantone che vedi al centro dello schermo. Io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.